E bella a tutti ragazzi! Oddio! Oggi vi mostro le macro da pad. Vi dimostrerò che sono legit 100% questo video. Non sto mentendo ragazzi. Vedere per credere. Questo è un detto che si è sempre detto. Ok ragazzi, ovviamente non è bannabile 100%. Perché? Perché è una funzione molto diversa da PC. Vi spiego più o meno delle cose e poi vi farò vedere. Non mi sentirete durante gli edit perché non ci sarà più il mio audio, ma un po' di musica. Vabbè, ok. Allora, come funzionano queste macro da pad? In pratica, scaricando da un Android, assolutamente no iPhone. Penso che ci avete almeno una mamma, un padre che c'è un telefono Android, Dio nella famiglia, un telefono Android ci deve essere. Ho tutti iPhone, Dio, quanto c'hai? 10 milioni di euro. Ok, a posto così. Ragazzi, in questo Android andremo a scaricare due applicazioni, un'applicazione che serve che quando si rompe il vostro pad potete giocare dal telefono. È un autoclicker automatico che clicca i pulsanti da solo e decidete voi la velocità. Su questa applicazione io ho le macro, però anche bisogna cambiare le impostazioni perché serve cerchio e quadrato, non serve L come ce l'avete voi, serve cerchio e quadrato. Mi raccomando, togliete queste impostazioni. Vi faccio vedere io quale sono. Dove sta? Ah, la conferma, modifica, rilascio. Non serve niente, ragazzi. A posto, andiamo a disattivare, applica. E andrò ad accendere queste due applicazioni e vi farò vedere in creativa, no, laboratorio, in creativa, le mie macro. Buon divertimento e buona visione. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi ragazzi, che io regalo tantissime cose, mi impegno anche su Salve il Mondo, vi riempite di armi, facciamo i server, i minigiochi, tantissimi video divertenti. Attiva la campanella, che quando sono in live devi esserci anche tu per poter vincere dei contest, pass battaglie e tanto tanto altro. Mi raccomando, lascia anche un like, che è un tot di like, vi spiegherò meglio le macro. Ciao bella! Ragazzi, queste sono le impostazioni. La L con cambio modalità, cerchio modifica, andate su modifica comandi, seleziono con quadrato e cerchio conferma. Adesso andremo a attivare le due applicazioni e vi faccio vedere cosa succede. E ragazzi, questo è tutto, vi ho fatto vedere le mie macro da pad. Ve l'ho detto,
Non è che devi cambiare le impostazioni per essere più veloci. Purtroppo ci sono delle app ovviamente non bannabili. Mi raccomando, ragazzi, se volete altri video di questo genere, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. E se volete seguirmi su Instagram, Killerino89, ad alcune persone gli dirò questo trucchetto. Bella!